La scultura ellenistica si allontana dai canoni idealizzati dell'età classica, promuovendo diversi stili di rappresentazione in funzione del soggetto da realizzare e generando quindi diverse correnti molto diverse tra di loro. La prima corrente fa riferimento ai modelli tardoclassici, soprattutto quelli riguardanti la ricerca della nuova ponderazione antitetica studiata ed applicata da Lisippo. La seconda corrente è quella che potremmo definire veristica, ovvero fa capo ad una rappresentazione senza idealizzazione di fisionomie o atteggiamenti moralmente corretti come avveniva nella statuaria classica. La terza corrente è quella che potremmo definire patetica, ovvero è quella che si sofferma sulla sfera dei sentimenti e delle passioni umane che agitano gli animi. La Nike di Samotracia, oggi conservata al Museo del Louvre a Parigi, fu scoperta nel 1863 sull'isola di Samotracia. È una scultura attribuita allo scultore Pitocrito di Rodi e venne realizzata per celebrare le vittorie della flotta dei Rodi contro Antioco III, re di Siria. La Nike, oggi acefala, è rappresentata nell'atto di atterrare sulla prua di una nave. Questo movimento comporta che la veste le si incolli al corpo, evidenziando i seni, le curve del ventre e l'infossamento dell'ombelico, creando un panneggio di fidiaca memoria che crea netti contrasti chiaroscurali. L'opera, durante i vari restauri, fu integrata delle parti mancanti con aggiunte in gesso. Realizzati da Epigono, scultore attivo tra il 263 e il 197 a.C., dopo la vittoria sui Galati, una popolazione celtica, ad opera dei pergameni guidati dal re Attalo I, le due sculture, originariamente in bronzo e oggi conosciute tramite copie romane in marmo, facevano parte di un gruppo scultoreo collocato sulla terrazza del santuario di Atena a Pergamo. La prima scultura, quella che vedete alla vostra sinistra e conservata oggi a Musei Capitolini a Roma, rappresenta un Galata morente, accasciato sul suo scudo sul fianco destro, con la testa reclinata e un'evidente ferita sul costato. È nudo perché i Galati combattevano senza armatura. Ha i capelli raccolti in ciocche per l'uso di un impasto di gesso detto Titanos, i baffi, è un collarino rigido di metallo ritorto, che è detto torque. Nella seconda scultura, oggi conservata al Museo Nazionale Romano, il Galata, pur di non cadere schiavo dei pergameni, dopo aver ucciso la moglie, si immerge la spada tra le clavicole. Ha le gambe divaricate per un migliore equilibrio e compie un moto di torsione del busto opposto al movimento della testa. La donna morente lentamente si accascia a terra. Le due sculture, dai tratti veristici e dalle pose enfatizzate, non vogliono sottolineare il pietismo nei confronti dei nemici, ma glorificare il re Attalo I, che ha condotto i pergameni alla vittoria. Rinvenuto nel 1506 nei pressi della Domus Aurea a Roma, il gruppo scultoreo del Laocoonte, già descritto da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, era originariamente in bronzo, quindi questa sarebbe una copia romana in marmo. Il gruppo è opera di Agesandro, Atanodoro e Polidoro di Rodi. Rappresenta l'episodio della guerra di Troia, raccontato poi da Virgilio nell'Eneide, riguardante la punizione del sacerdote troiano Laocoonte e dei suoi due figli, operata da due serpenti marini inviati da Atena, poiché il sacerdote non voleva far entrare in città il cavallo di legno costruito dagli Achei. Il gruppo scultoreo, ascrivibile alla statuaria patetica,
è costruito attorno alla possente figura di Laocoonte nudo, che compiendo un modo di torsione del busto tenta di liberarsi il collo dal morso di un serpente marino, manifestando l'intensa e drammatica sofferenza nell'espressione del volto. Le tre figure sono collegate mediante le spire dei due serpenti. Il figlio di destra cerca di liberarsi dai serpenti guardando il padre, mentre quello di sinistra si abbandona all'imminente morte. Questa scultura così drammatica sarà fonte di ispirazione per diversi scultori come Michelangelo e sarà ritenuta il massimo esempio della statuaria greca dal teorico del neoclassicismo Winckelmann.